Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi buongiorno, buongiorno a tutti anche oggi, lo so, state andando a scuola, dai, dai ragazzi, forza e coraggio che la stagione 6 è davvero vicina ragazzi. Abbiamo visto nei due teaser di questi giorni che sono arrivati su Fortnite, oggi arriverà il terzo, che ci sono un sacco di elementi già interessantissimi che ci fanno parlare della nostra nuova season. Quindi ragazzi, nel video di oggi voglio proprio parlarvi di 8 indizi che ci fanno capire qualcosa in più riguardante la stagione 6. Voglio anche chiedervi ragazzi, secondo voi qual è stata la parte più bella della stagione 5? Scrivetemelo qua nei commenti. Secondo me è stato l'evento High Stakes, veramente meraviglioso. Quindi ragazzi, forza e coraggio alla grande. Partiamo subito con il primo indizio ragazzi, che parla ovviamente del primo teaser che ci ha rilasciato direttamente Epic Games l'altro ieri. Sto parlando ragazzi ovviamente della skin del DJ Llama. Che cosa vuole significare questa skin ragazzi? Secondo me, guardandola bene, è una skin relativa al futuro. È molto futuristico questo Llama. Non è che per caso ragazzi il cubo, come sappiamo, abbia dei poteri di teletrasportare anche oggetti, personaggi o addirittura intere città direttamente dal futuro? Non so ragazzi se ve lo ricordate, ma all'inizio o forse addirittura alla fine della season 4, inizio della season 5, si parlava di un grandissimo cambiamento per quello che riguardava pinnacoli pendenti, Tilted Tower, che sembrava chiamarsi Future Town. Non sappiamo assolutamente nulla riguardo in questi ultimi giorni, ma potrebbe davvero essere qualcosa di futuristico. Avanti ancora ragazzi, parlando sempre della skin dell'Llama DJ, mi è venuto in mente ragazzi che su Fortnite, anche se le hanno tolte tutte, hanno tenuto una discoteca e sapete tutti dov'è, lo sappiamo tutti, esatto, è la discoteca che si trova nel complesso di fabbriche vicino al laboratorio della latrina. Ovviamente ragazzi non ha assolutamente senso questa discoteca in una location del genere, allora perché non è stata tirata via da Epic Games? Forse vuol dire che una nuova città potrebbe proprio arrivare in quel complesso di fabbriche? Avrebbe assolutamente senso, in quanto sono parecchie stagioni che le abbiamo lì, praticamente sì, visitate più o meno, ma diciamo un punto abbastanza morto della mappa, diciamo che non è che si chiude proprio sempre la safe lì, o non è che proprio sempre la gente atterra in quel complesso, quindi è lecito pensare che potrebbe essere un primo indizio di cambiamento di una delle parti della mappa. Andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti, voglio parlarvi ovviamente del teaser che è uscito ieri pomeriggio e che ci mostra quella che è già stata rinominata da tutti la Cowgirl, che è proprio una ragazza cowboy, una ragazza con il cappello da cowboy, e vogliamo capire che cosa può significare questa ragazza come teaser. Ha veramente messo le idee ancora più confuse, cioè un Llama DJ, una ragazza cowboy. Ma sinceramente ragazzi, quello che penso io mi riporta, come si dice, ovviamente ai primi indizi che arrivarono all'inizio di questa season 5, dove i data miner trovarono un sacco di elementi relativi al Far West. Non so se vi ricordate, vi avevo anche mostrato nei video il tavolo da poker, avevamo visto anche le staccionate di recinti per cavalli, i teschi dei bufali, quindi tutte cose che rientravano in quello che è lo stile del Far West, o meglio del Wild West, perché ragazzi avevamo trovato tutti questi indizi sotto una cartella che si chiamava proprio Wild West. Quindi la domanda che ci poniamo è:
non è che per caso vedremo già un cambiamento nella nuova area desertica di Fortnite, quindi Palmetto Paradisiaco o addirittura quelle piccole city, la città messicana come la chiamiamo tutti, o il distributore verranno di già rase al suolo per dar vita al Far West? Non lo so ragazzi, di certo questa skin da cowgirl ci ha davvero davvero complicate le idee ragazzi, ma andiamo avanti perché rimanendo sempre collegati con la cowgirl ci ricordiamo anche ragazzi dei portali che trovammo verso la metà della season 5. Vi ricordate ragazzi le live che facevamo mentre aspettavamo che alle 22 venisse portato appunto da questi portali qualche oggetto? Mi ricordo ragazzi che per quello che riguarda l'ancora abbiamo trovato i vichinghi, per quello che riguardò il teschio di dinosauro che apparve al vecchio putrido pantano, se non ricordo male, arrivò appunto tutta la sezione dedicata ai dinosauri, anche questa abbastanza snobbata nella mappa. Ma ragazzi, la carovana ragazzi è ancora lì vicino Palmetto Paradisiaco, che è messa come se fosse un'attrazione turistica. Non è che possa voler dire davvero che insieme alla skin della cowgirl arriverà finalmente questo Far West che tanto stiamo aspettando oramai da tutta la season 5? Non lo so ragazzi, potrebbe davvero essere un altro indizio che vedrà la modifica di Palmetto Paradisiaco. Avanti ancora perché vediamo anche ragazzi una delle skin più interessanti del gioco ragazzi, ovviamente anche una delle più misteriose. Sto parlando ragazzi della skin Alla Deriva, che potrebbe davvero ragazzi avere una controparte malvagia, e questa controparte malvagia sembrerebbe che ce l'abbiamo tutti davanti agli occhi, ma nessuno se ne è mai accorto. Secondo alcuni ragazzi su Reddit, se andiamo a guardare ragazzi dall'alto il nuovissimo Loot Lake, quindi il nuovissimo lago che ha preso questo meraviglioso colore viola, guardate bene ragazzi, al centro non vi sembra che quell'area un pochettino più chiara possa essere una texture? Eh sì ragazzi, sembra davvero una faccia. Se andiamo un attimo a compararla ragazzi, guardate che cosa succede. Mettendo vicino metà della maschera di Alla Deriva, sembra davvero che questa macchia più chiara sia la parte mancante della maschera. Ragazzi, potrebbe essere anche ovviamente un caso assurdo, ma sarebbe veramente troppo da fulminati una cosa del genere. Secondo me ragazzi invece questo è un piccolo easter egg che ha inserito Epic Games e che ci vuol far capire che arriverà anche una controparte malvagia della skin Alla Deriva, e avrebbe assolutamente senso che arrivasse perché potrebbe essere inserita come stile personalizzabile insieme agli altri stili che questa skin già ha. Tra l'altro ragazzi, parlando di controparti malvagie, secondo me ci sono altre due skin almeno che possono essere già state spoilerate come aventi controparte malvagia. Sto parlando ragazzi della skin dell'orsetto rosa e della skin del Rex. È assolutamente plausibile pensare a questa cosa perché se ci pensiamo ragazzi, in quasi tutte le schermate di caricamento della stagione numero 5 sono presenti queste skin. Potrebbe essere un caso?
Se ci pensiamo anche, ragazzi, nella schermata di caricamento della settimana numero 10 si vede proprio come il bombarolo lucente tocca il cubo e vede al suo interno la parte malvagia. Vediamo anche, ragazzi, come nella schermata di caricamento precedente un fulmine colpisce proprio il Rex e quindi è assolutamente chiaro che potrebbe avere sia questo Rex che questo orsetto una parte malvagia, un doppelganger malvagio che arriverà magari come stile selezionabile nella stagione numero 6. E per chiudere, ragazzi, voglio ancora parlare un secondo dello shop di ieri. Beh, ragazzi, nello shop di ieri è arrivato il bombarolo lucente. Secondo voi è proprio un caso che sia stato inserito proprio con l'arrivo della season numero 6? Secondo me no, potrebbe semplicemente voler dire che questa skin sarà una delle nuove skin che avrà la possibilità di personalizzarne lo stile. Sappiamo oramai tutti che arriverà il bombarolo oscuro, quindi questa skin inserita nello shop non fa altro che farmi pensare che sarà possibile utilizzarlo proprio nel gioco. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, un super pollicione in su e iscrivetevi a questo canale. Noi ci vediamo in live. Ciao!